pomeriggio del Memorial Laura Nardoni prosegue con Ajax Inter, gara senza storie, in quanto i nerazzurri sono di diritto qualificati alle semifinali in virtù del pareggio nella mattinata tra Lunigiani e Novara. Ajax, che invece è già eliminata, gioca quantomeno per l'orgoglio e per chiudere questo torneo con una vittoria. Tante riserve in campo per l'Inter, che comunque si fa subito pericolosa. Qui è Vergani ad essere proiettato in avanti, decisivo su di lui l'intervento di Ruig, che lo chiude in angolo. L'occasione più ghiotta capita però sui piedi di Nicolò Sironi, che riparte in campo aperto, arriva davanti a Ruig, ma clamorosamente mette a lato. Il numero 10 interista potrebbe rifarsi al quarto d'ora, ma questa volta sul cross rasoterra proveniente dalla destra è provvidenziale nell'anticipo in scivolata il numero 3, Fasumen Sa. Alla mezz'ora si sveglia l'Ajax, che al primo affondo va subito male. Sul cross rasoterra la sfera arriva fin dalle parti di Brobei, che non ci pensa due volte, scarica il destro a rete. Nulla da fare per Radaelli e Ajax, che passa in vantaggio. Fai mezz'ora, va, aspetta. La ripresa di fatto è un monologo olandese, e qui il cross alla sinistra di Douglas, la sponda per Cruyff, che da pochi passi mette a lato di un soffio. Doppio, bisogna però aspettare solamente un altro giro di lancette. È sempre Brobei a seminare il panico della difesa nerazzurra. Radaelli deve arrendersi ancora una volta e Ajax, che cala il 2-0. Tris lo serve invece il numero 11 Zamani, forse il miglior talento espresso dalla formazione olandese, con questa punizione deliziosa che si infila proprio all'angolino dove Radaelli non può arrivare. Ajax 3, Inter 0. Nel finale l'Inter tenta quantomeno la reazione d'orgoglio. In campo aperto Vanzani si vola davanti la porta, ma Ruig riesce ad andare a terra rapidamente e bloccare la sfera. È l'Ajax allora a calare il quarto asso di giornata. Il disimpegno di Ornaghi prende di sorpresa Radaelli e di fatto è un assist d'oro per Zamani, che deve solamente saltare l'estremo difensore nerazzurro, depositare in fondo al sacco la sua doppietta personale, ma soprattutto il 4-0. Le emozioni non sono però finite qui. Il sinistro di Douglas infatti diventa un assist per il proprio numero 20, che in scivolata piazza la zampata e fa 5-0. Prima del triplice fischio finale l'Inter trova quantomeno il gol della bandiera. È bravo Vergani a crederci, trovandoci per ben due volte e alla fine mettere in fondo al sacco il gol del 5-1, sconfitta indolore per l'Inter, che accede comunque alle semifinali. Ajax, che invece riesce quantomeno a chiudere a testa alta questo sesto Memorial Laura Nardoni.